Buongiorno Alessandra, Ciao, siamo buongiorno. molto contenti di averti con noi quest'anno con il tuo film. Grazie. L'abbiamo molto apprezzato ed è per noi, come dire, significativo averti in questo contesto perché, come sai, quest'anno il festival è un festival completamente diverso rispetto a quello che abbiamo sempre fatto. Purtroppo non possiamo godere del piacere della sala, ma faremo il possibile, come dire, no, per essere bravi anche in questa edizione completamente diversa. Certo. Allora, io so che tu nella vita, oltre a fare la regista, questa è un'opera prima peraltro, no? Fai Sì. anche l'attrice e la sceneggiatrice. E a proposito di Famosa, hai anche curato proprio la scrittura di questo film. Ma Esatto. ti è venuta questa idea? Com'è nata? Chi ti ha aiutato? Anche se in parte lo sappiamo. Sì. E comunque raccontaci tu. Allora, come dicevi, sì, io nasco prevalentemente come attrice di teatro. E mi sono diplomata alla Silvio D'Amico. E Famosa, il film, prende spunto da un monologo teatrale che io ho scritto parecchi anni fa e che io stessa ho interpretato e portato in giro per tutta Italia. Quindi il personaggio del protagonista, Rocco Fiorella, l'ho io stessa interpretato per tantissimi anni, per poi decidere di farlo diventare un film perché sentivo che era una storia ancora attuale che parlava di giovani, che parlava di una realtà complessa, difficile ma molto attuale. Quindi ho deciso di farne una trasposizione cinematografica e chiaramente nella scrittura, passando dal testo teatrale alla sceneggiatura, sono cambiate tantissime cose. Quindi Famosa ha preso una sua vita, il personaggio di Rocco Fiorella ha preso caratteristiche diverse dal suo originario teatrale. E diventando più una sorta di, insomma, potremmo definirlo di teen movie, di film sui ragazzi, perché parla del protagonista, ma anche del suo gruppo di amici e del contesto in cui è cresciuto, che è un contesto adolescenziale, con la famiglia, la scuola e tutto il resto. Ma perché hai voluto raccontare questa storia che tra l'altro è ambientata in una periferia vicina, una grande città? Ci sono, Sì. cioè, in alcuni momenti ci si chiede come mai questo giovane, no, che vive comunque vicino a una metropoli, è così spaesato, no, smarrito. C'è proprio uno spaesamento, come dire, quasi onirico a volte del personaggio. È esattamente così. Ho deciso di ambientarlo in Ciociaria perché, diciamo, parte delle mie origini sono proprio in Ciociaria. Quindi era un dialetto e dei luoghi che io conoscevo molto bene, cioè io mi sento per metà ciociara, ma avrei potuto ambientarlo in qualsiasi altra situazione periferica della nostra Italia e non solo. Quindi la scelta della Ciociaria è una scelta perché è qualcosa che conosco di più. È vero che, come dicevi tu, c'è questa sorta di enorme spaesamento che vive il personaggio di Rocco, ma questo nasce da, allora, innanzitutto dal mio amore per tutti i personaggi e per tutte le tematiche cosiddette borderline, di personaggi ai margini, ai limiti che esercitano su di me un fascino enorme e quindi mi sento di raccontare questo tipo di storie. Ma anche se, come dicevi tu, può stupire che Rocco, che abita vicino Roma, si senta così spaesato, poi quando arriva a Roma e vive in un mondo tutto suo, in realtà la storia di Rocco prende origini da una serie di personaggi reali che io stessa e l'altra sceneggiatrice, Laura Pacelli, che viene dalla provincia di Viterbo, abbiamo conosciuto. Perché potrà sembrare strano, ma molti giovani ancora oggi, nonostante vivano a 90 km da Roma, non ci sono mai stati, o ci sono stati soltanto una volta e la vivono come la capitale, un luogo meraviglioso, lontano da raggiungere, dove poter realizzare il loro sogno. Tant'è che molti giovani che hanno visto il film mi hanno poi scritto, o anche persone della mia età, per dirmi: quando io sono arrivata a Roma dalla Toscana, dalla Campania, eccetera, per fare magari l'attore, no? Cercare di avere successo nella capitale, io ero esattamente così, neppure sapevo che esistesse la metropolitana. Può sembrare strano, ma alcune realtà sono così. Ho capito. Ascolta, e come hai scelto il personaggio di Rocco Fiorella? Personaggio particolare, non so, è proprio è adattissimo al ruolo. Sì, è stata una ricerca che abbiamo fatto in tutti i licei della Ciociaria.
Non cercavamo un attore in realtà, cercavamo un non professionista che avesse le caratteristiche che io immaginavo per il personaggio. Abbiamo fatto insieme agli aiuti di registi una serie di ricerche in tutti i licei sociali, facendo fare ai ragazzi dei self-tape molto brevi in cui si presentavano. A un certo punto mi sono fatta indietro rispetto a questa ricerca perché ero incinta e stavo per partorire, quindi non potevo più seguire questa ricerca. E mi ricordo ancora che stavo per entrare in sala parto per il mio secondo figlio e per ovviare all'ansia del parto ho cominciato a vedere i video che gli aiuto registi mi mandavano per distrarmi. E tra i video che mi hanno mandato c'era il video di questo ragazzo, Jacopo Piroli, che all'epoca aveva i capelli mesciati di biondo, che con un filo di voce si presentava, diceva: "Io sono Jacopo Piroli, non so ballare, però avevo iniziato un corso di balli latinoamericani". Aveva questi occhi blu pazzeschi e per me è stato un vero e proprio colpo di fulmine. L'ho voluto a tutti i costi, lui non sapeva neanche cosa fosse un set, cosa fosse la macchina da presa. Ha studiato e per me, insomma, è stata una collaborazione bellissima e la scelta perfetta per me. Ok, ascolta, ma in cosa ti ha aiutato il tuo grande nonno che è appunto recentemente scomparso e che In tutti rimpiangiamo, ma ricordiamo con grande amore? tutto in questo caso, perché mio nonno era, diciamo, Ricorda il nome di tuo nonno, ricordalo ah, tu. sì, scusa, è Andrea Camilleri, mio nonno, era molto legato al monologo teatrale, era un monologo che lui ha seguito molto e a cui era particolarmente legato, anche perché il monologo famosa veramente racchiudeva un po' tutta la mia essenza stramba e particolare, che mio nonno, insomma, a cui mio nonno era molto legato. Eravamo, insomma, veramente molto legati. Poi, quando io gli ho detto che volevo trarne un film, lui è stato molto felice di questa cosa. Ed è stato fondamentale perché, a parte che io l'ho tormentato, poverino, perché gli leggevo tutte le modifiche sulle sceneggiature ogni volta, l'ho veramente tormentato tutti i giorni perché cambiavo mezza parola, mi confrontavo con lui, ci tenevo, anche se poi lui mi lasciava libera, però sapere di poter avere lui come referente mi rendeva tranquilla perché comunque era un primo lavoro a cui mi approcciavo. E poi è stato fondamentale perché il film ha, diciamo, come tu sai, una seconda parte molto dura. Ed essendo un'opera prima, io avrei potuto ed avevo anche pensato di fare scelte un pochino più accomodanti, no? Un pochino più, come dire, serene rispetto a un finale molto duro previsto dal film. Invece mio nonno mi ha sempre dato la spinta e il coraggio di mantenere la seconda parte esattamente come io l'avevo immaginata, dicendomi proprio, anche se vogliamo, con la sua col suo modo così autoritario, insomma, però lui mi diceva: "Se tu una cosa l'hai immaginata così, non scendere a compromessi, falla esattamente come la senti, perché i compromessi non vanno mai bene, non portano da nessuna parte". E quindi sono grata a lui di essere stato così, come dire, presente soprattutto su questo fronte, ed è stato fondamentale. Ascolta, il film ha avuto qualche passaggio in sala, ma è stato comunque visto, insomma. Sì. Che tipo di riscontri hai avuto? Proprio mi parlavi prima di giovani, cos'è che ti dicevano? Cioè, Il che film. film hai avuto di distribuzione? Allora, il film è stato distribuito da Auro Picture e doveva fare soltanto 3 giorni in sala e poi andare sulle piattaforme, una sorta di 3 giorni evento. Invece poi, nonostante sia uscito a luglio, in un periodo difficilissimo, come ben sappiamo, il film è stato di più al cinema, perché i 3 giorni sono diventati poi 2 settimane, perché comunque la gente è andata. Poi ha fatto una serie di rassegne, è andato molto bene in Ciociaria, perché il film è in dialetto ciociaro. Insomma, quindi nelle sale è stato molto di più di quanto fosse previsto. E poi è stato ed è tuttora sulle piattaforme, e io devo dire che sto avendo un riscontro forte. Proprio di persone che mi scrivono grazie ai social, no? Perché adesso ti possono contattare, ti trovano, ti scrivono e io sono orgogliosa veramente dei messaggi che ho ricevuto di tanta gente, come ti dicevo prima, che si è fortemente immedesimata nel personaggio di Rocco, in quella che è la sua storia. Anche molti ragazzi che hanno avuto difficoltà a fare outing rispetto alla loro omosessualità, ma non solo, anche ragazzi semplicemente timidi, riservati come è il personaggio di Rocco,
che si sono proprio, hanno trovato qualcosa di loro nella storia. E questo mi ha dato anche molta forza perché è un'opera prima e chiaramente, come dire, ho ancora tutto e tanto da imparare. Però ho fatto il film che sentivo di fare sicuramente e ricevere questi numerosi messaggi mi ha fatto bene, mi ha dato forza rispetto magari invece a delle critiche di critici che ovviamente rispetto e da cui ho da imparare, che però magari criticavano proprio il lato più favolistico del film, più onirico, no? Come non fosse credibile che un ragazzo di 18 anni ai giorni nostri potesse essere così. E invece poi di contro i commenti delle persone, dei ragazzi, ma anche delle persone della mia età che si sono ricordati di essere stati così, mi ha dato, come dire, la forza di pensare che ho raccontato qualcosa di credibile in cui ci si può riconoscere. Sì, il film, come sai, è stato inserito nella sezione Frame Italia e concorre al premio del pubblico, ma anche al premio del sindacato giornalisti cinematografici italiani, per cui, come dire, sarà comunque, no, rivalutato, no? Sebbene sia stato già visto, comunque è No, mi fa proprio, molto come piacere, dire, sì. è un punto di vista diverso, ecco. Certo, Volevo chiederti ancora qualcosa. Tu stai lavorando a qualcos'altro? Stai scrivendo? Cosa ti stai occupando? Allora, guarda, proprio in questi giorni io ho due bimbi e con questa situazione del coronavirus, la scuola, ti puoi immaginare, siamo tutti con i capelli dritti, quindi Oh, trovare il mio. tempo di scrivere soprattutto in casa con i bambini è complessissimo, ma si fa tutto e quindi sto chiudendo il secondo progetto dal titolo La principessa e il drago. Anche lì purtroppo, non so se dire purtroppo, ma anche lì è uscita fuori tutta la mia attrazione per i personaggi, come ti dicevo, borderline. Ed è la storia di un uomo dell'estrema destra, una sorta di Nazi skin della periferia romana, che suo malgrado, per una serie di eventi, si ritrova a dividere il suo angusto appartamento, che poi è una sorta di garage con una ragazzina rom. E tra i due, appunto, c'è questa prima parte estremamente forte, estremamente violenta di quest'uomo verso questa ragazza, che invece poi, diciamo, si trasformerà in un'inaspettata sottospecie di amicizia, di aiuto reciproco, di affetto tra i due. Ascolta, e cosa lega allora il tuo primo film a questa nuova scrittura? Se ci sono dei legami, Sì. naturalmente. Ci sono. Fondamentalmente i rapporti che si instaurano magicamente tra persone diverse che si riconoscono in un istante attraverso uno sguardo, attraverso un gesto, riconoscono la loro diversità e la loro necessità di supportarsi l'un l'altro, loro malgrado, perché legati da una sorta di diversità e altrimenti resterebbero relegati ad una insopportabile solitudine. La vedo così. Rispetto a Famosa, ritornando proprio su Famosa, che cosa, dove interverresti se, rivedendo il film, verrebbe fuori che qualcosa, secondo te, avrebbe potuto essere diverso? Su Famosa, intendi? Sulla mia opera prima? Ah, Sì. già, io sono una persona fortemente critica verso se stessa, quindi anche piuttosto paranoica e pignola, quindi già solo dal punto di vista tecnico potrei dirti tante cose, ma probabilmente ci Che sono cosa ti ha insegnato? Cosa ti ha insegnato questo lavoro? Ecco, cioè, come dire, è un tuo primo lavoro, l'hai fatto bene, però sì. se tu dovessi ritornarci, come dire, farei questa cosa nuova, mi piacerebbe sottolineare questo, mi piacerebbe asciugare quest'altro. Allora, guarda, come ti dicevo prima, sicuramente posso dirti che ho fatto il film che volevo fare, ma col senno di poi, Famosa mi ha insegnato che poi ritorniamo al discorso di mio nonno, a non autocensurarmi. A volte si è più onesti intellettualmente rischiando un pochino di più rispetto a ciò che si sente dentro, piuttosto che magari edulcorandosi e pensandomi, sto edulcorando delle situazioni
per renderle più digeribili per il pubblico, e questo può essere un errore perché il pubblico è profondamente intelligente e sensibile e questo lo percepisce e può essere un rischio. Bene, allora un ottimo augurio per presentarlo al nostro pubblico e auguri per tutto il tuo lavoro. Grazie mille, mi fa veramente piacere, ti Grazie, ringrazio di cuore. grazie. Grazie. Grazie Sandra, grazie mille.